Come promesso, vi voglio spiegare come funziona allora il meccanismo della mangiatoia. Ormai la gallina ha imparato che qui c'è il mangiare, è montata sul tavolino. Adesso vi spiego semplicemente come è stato fatto. Nient'altro che la mangiatoia è la classica che si trova in commercio a più sportelli, anzi più buchi, che sono i buchi dove possono mangiare. Io ho chiuso in una parte con la rete di metallo, perché sennò i topi anche sono capaci di rosicchiare anche il legno, e l'altra parte ho lasciato aperto e messo questa rete, qualunque rete metallica, leggera, però a maglia fine, fissata su un pezzo di legno tranquillo, qualunque tipo che avevo in casa, un ritaglio. L'ho puntata con la puntatrice, con le viti, come si vuole. Pezzo di compensato per fare la base di dove vanno le galline a posarsi. Dopo avevo dei pezzi di L, l'ho fatto per fare il movimento. Qualunque tipo, quello che avevo in casa. Il supporto di cui sta tutto sotto sono due pezzi di bancale che mi sono avanzati, che ho preso, di quelli che comunque sì, qualunque pezzo di legno va bene come base, ma già che aveva le gambe del bancale, aveva questo qui, va ottimo per fare questa specie di supporto. Questo è un altro pezzo, è messo solo per stare fisso. Ecco, adesso non so, questo è il meccanismo. Avevo in casa questo pezzo di finestra, che però si può fare in qualunque altra maniera. L'ho piegata, messa qui. Un po' di fil di ferro che lo regolo a seconda di quello che mi serviva per aprire. Più indietro apre di più in avanti apre di meno. Però siccome era abbastanza leggero, ho messo un peso, una vite di una mensola. Qualunque ferro, qualunque piombo, qualunque. Se è troppo, così aiuta ad andare giù. Ho notato però che stanotte, quando sono arrivato, l'ho trovata aperta, perché vuol dire che era insufficiente questo peso qua. Allora ho aggiunto quest'altro peso che fa da bilanciere, così è più sicuro che va giù. Tutto qua. Adesso ci vuole un bel po' per aprire. Il peso di un topo non è come il martello pesa già abbastanza. Non arriverebbe mai a aprire. Mettersi sotto i topi fanno fatica. E dentro non vanno. Se in qualche maniera vorrebbero passare, ormai sono abbastanza grossi. Semplice,
senza spese, perché i pezzi li recupero un po' qua, un po' lì, dalle viti, dalle gianfusaglie. Adesso le galline stanno aspettando per mangiare questo grano turco spezzato, mais. Adesso li mettiamo al lavoro. Sposto la mangiatoia per terra alle galline. Ecco messa per terra. La gallina livornese è abbastanza leggera, però riesce a aprirla. Ancora non ha imparato, però adesso una volta che vede. Le altre sono già sazie perché gli ho dato già a mangiare, quindi non corrono, meglio così. Mi hanno visto in un momento di paura, ma dopo imparano anche il trucco, perché sono abbastanza intelligenti. Un momento si spaventano perché sentono il scricchiolio. Scappano perché la livornese non va tanto d'accordo con le padovane. E allora arrivano loro. Ecco, quando vanno a mangiare in abbondanza, dopo non fanno quella gara di mangiare. Adesso i topi non li portano via. E allora possono mangiare quando vogliono, anche se li spaventa un momento il rumore. Un po' di olio si risolve il problema. La livornese non è tanto intelligente.
i topi adesso dovranno rinunciare a mangiare cibo delle galline.